Assessore, cosa significa la firma di questo protocollo per la Regione Abruzzo? È un protocollo importante, in quanto finalmente si inizia una nuova era, un nuovo modo di poter interfacciare la struttura pubblica, un ente pubblico importante come la Regione Abruzzo verso i cittadini. Noi pensiamo che annualmente solo nella Regione Abruzzo vengono spesi circa 20-25 milioni di euro per la burocrazia. Con questo protocollo si inizia un percorso virtuoso ad eliminare tutti quei balzelli che allontanavano le piccole e medie imprese, i cittadini, i giovani verso l'ente regione, in un processo più semplice e più semplificativo anche per ottenere le licenze più semplici e più facili da poter avere. Si avrà anche un monitoraggio dei costi importanti e anche dei costi della politica, come anche l'uso delle macchine di servizio.